Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vi insegnerò come sistemare le squadre superstiti e in più vi darò qualche piccolo consiglio. Allora, innanzitutto avevo già fatto un video sui superstiti, ma non avevo spiegato bene il loro funzionamento. Oggi cercherò di spiegare nella maniera più semplice possibile, in modo che tutti possiate capire al meglio, come sistemare le vostre squadre di superstiti e soprattutto come non sistemarle. Allora, queste sono le mie squadre superstiti. Ho cercato comunque di mettere quanti più bonus possibili, in modo che comunque ci sia una varietà di bonus tra uno e l'altro. Anche se comunque l'unico bonus che vale la pena mettere, ve lo anticipo già, è soltanto la durevolezza trappole. Soprattutto perché comunque tutti gli altri bonus, ad eccezione di quello della durevolezza trappole, ci incrementano veramente pochissimo il nostro indice di percentuale, ecco. In sostanza la percentuale che voi vedete è anche errata, in quanto non funziona su percentuale. Ci sono parecchi video in giro su Reddit dove fanno vedere che per esempio un'abilità non viene incrementata veramente di tanto pur avendo messo tutte le squadre con danni abilità. Quindi il mio consiglio maggiore per ora è ovviamente quello di puntare a tutta la durevolezza trappole, che resta sempre la parte più fondamentale di questo gioco. Però attenzione, è stato spoilerato su Reddit, non è ufficiale ovviamente, quindi prendete queste informazioni con le pinze, che presto ci sarà un rework di tutti i superstiti. E ve lo ripeto raga, non è nulla di ufficiale per ora, quindi basiamoci ancora su questo video finché non sarà fatto appunto il rework. Comunque, la prima cosa da farvi notare, ovviamente io sono livello 130, vabbè, ma questo non c'è bisogno che ve lo faccio vedere. La prima cosa fondamentale da non fare è non attivare l'attiva completamento automatico. Perché? Ve lo mostro subito. Come vedete sono livello 131, squadre sistemate diciamo non perfette perché non sono perfette, insomma mancano comunque dei bonus per arrivare, vedete qua mi manca comunque un bonus. La parte fondamentale comunque di una squadra di superstiti sarebbe quella di abbinare quanti più bonus in una singola squadra, senza lasciare slot vuoti, ecco per esempio, no? Come vedete per esempio qua c'è questo bonus di rigenerazione scudo che non si attiva. Ma venendo alle cose importanti, l'attiva completamento automatico va utilizzato o non va utilizzato? Assolutamente no, volete vedere? Confermo, tutti gli slot di squadra saranno svuotati e poi riempiti con i tuoi superstiti più potenti. Lo metterei tra virgolette, eh? Siete pronti? Ed ecco che le mie squadre di superstiti sono state veramente buttate tutte via. Dal 131 il gioco mi fa scendere al 127, senza abbinare neanche tutti i bonus. Come vedete, dalle mie squadre che erano prima, guardate... Quindi, da questo fatto, noi che cosa possiamo capire? Che il completamento automatico va bene se siamo all'inizio di Pietralegno, va bene a tavolaccia, ma una volta che riusciamo a prendere confidenza con i nostri superstiti e con il gioco, è sempre meglio posizionare i superstiti manualmente. Sia per abbinare i bonus, sia per abbinare le personalità e via dicendo. Comunque ora andrò a togliere tutti questi superstiti che è essenzialmente tutto sbagliato, nel senso il gioco fa un po' a random, non gli interessa a noi cosa vogliamo, no? Quindi, ora manualmente dovrò andarmi a rifare tutte le squadre superstiti. Ecco qua le mie squadre di superstiti completamente vuote. Come potete vedere non ci sono superstiti perché ora le andremo a sistemare tutte quante manualmente. E con tutte le statistiche maxate, con tutti i potenziamenti maxati, arrivo a una potenza di 53. Quindi i superstiti sono la parte fondamentale del gioco. I superstiti, oltre alla ricerca, è l'unico modo che abbiamo per salire di potenza. Quindi vado a abbinare la mia squadra in base al leader. In questo caso, guardate, allora, assegna un superstite leader alla squadra soccorso. Bonus, assegna un medico leader. E poi assegna ai membri che abbiano la stessa personalità del leader. I superstiti leader mitici forniscono un grande bonus al potere se la personalità è la stessa, e una piccola riduzione al potere se la personalità non è la stessa. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Quindi vado a assegnare il mio medico, vado a mettercelo. Il mio medico in questo caso è pragmatico, quindi vado a inserire tutti i superstiti che sono pragmatici, cercando di formare quanti più bonus possibili. Come primo bonus mi baso sempre sulla durevolezza trappole, quindi cerco di inserirne quanti più possibili, ok? Quindi una durevolezza trappole, abbiamo il secondo, come vedete abbiamo 2 su 2, andiamo a mettere il 3 su 2, ok? In questo caso ce lo mostra qua 1 su 2, però se io faccio ESC, vedete, 3 su 2. E poi mettiamo il quarto, quindi abbiamo il doppio bonus di durevolezza trappole qui. 4 su 2, vedete? Più 16% su ogni trappola.
E poi qui ci rimangono 3 slot vuoti, quindi sarebbe opportuno andare a mettere un bonus che occupi 3 slot, danni da trappola, danni da mischia, danni a distanza, danni abilità, eccetera eccetera. In questo caso preferisco andare a mettere i bonus coi danni da trappola. Ed è solamente un caso che siano tutte e 3 smasher, non badateci troppo. Però sono alquanto contento in quanto esteticamente è molto bello vedere le squadre con gli smasher. Oltre che ucciderli ci incrementano le nostre statistiche, no? Quindi da livello 52 che ero prima, oddio, non mi ricordo già più, sono passato a livello 67, soltanto con una squadra. E come vedete sono riuscito a abbinare tutti i bonus. Avrei potuto comunque optare anche per bonus salute, bonus scudo, eccetera eccetera, ma come vi dicevo prima è inutile perché non ci incrementano percentualmente le nostre statistiche. È molto meglio puntare sulla durevolezza trappole, sia perché la durevolezza di alcune trappole è molto ridotta, e sia perché comunque Salva al Mondo è un gioco strategico. È vero che negli ultimi aggiornamenti, nelle ultime stagioni, vogliono spingerci a giocare ancora con le abilità, però le squadre superstiti per far ciò dovranno anche essere reworkate. E come vi dicevo prima, ci sarà un rework molto presto per i superstiti. Però queste informazioni, vi ripeto, prendetele con le pinze, in quanto non è nulla di ufficiale. Passiamo alla seconda squadra, squadra attacco alfa. In questo caso assegna un tiratore scelto leader. Vado a mettere il mio tiratore scelto, che in questo caso è affidabile. E in questo caso, come prima, andiamo a vedere tutti i nostri superstiti, cercando di abbinare quanti più bonus possibili, ok? Come vi dicevo prima, a me piace molto la durevolezza trappole, ma non è un fatto che piace a me, è un fatto che comunque il gioco richiede tanta durevolezza trappole, diciamoci la verità, sia per fare le missioni FK, sia per modalità endurance, resistenze, sia per modalità comunque di difesa scudo antitempesta, frost knight, eccetera eccetera. Insomma, finora gli unici eventi che richiedono danni abilità, bonus, scudo, salute, eccetera eccetera, sono i dungeon oppure la metiti in marcia. O anche il remitico, eh? Comunque, eventi che, tra virgolette, è possibile fare anche senza troppi bonus, nel senso, non è che ci dobbiamo per forza ammazzare per tirarci su tutti quei bonus, anche perché, ripeto, è inutile. Quindi, primo superstite della durevolezza trappole, e secondo superstite, attiviamo il bonus, e poi vado a vedere se posso metterne altri 2, li metto più che volentieri. In questo caso no, il primo con la durevolezza trappole è analitico, quindi non ce lo vado a mettere, sistemo le squadre in base agli slot mancanti. In questo caso abbiamo 5 slot, quindi dobbiamo occupare 2 slot da un bonus e altri 3 da un altro. Guardate, allora abbiamo 2 bonus scudo, se non sbaglio, ok, ce li abbiamo, sì, quindi vado a mettere 1 e 2, non vado a mettere il terzo perché tanto ne richiede soltanto 2 il bonus scudo, e in questo caso posso mettere i bonus con danni arma da mischia. E anche qui abbiamo formato la nostra squadra. Adesso passiamo ai Geek. Bonus assegna Geek Leader, ovviamente. Quindi vado a prendere il mio Geek, analitico. Vado a prendere sempre quelli con la durevolezza trappole da mettere inizialmente. Quindi 1, 2. In questo caso possiamo metterne pure 3 e 4. E ci rimangono 3 slot liberi, quindi vado a vedere bene i bonus. Possiamo mettere qui i bonus con danni da trappola, che appunto ne richiede 3. Ed ecco qua, anche questa squadra è sistemata e siamo alla terza. Ora abbiamo la squadra ingegneri, quindi la squadra ingegneri ci richiede appunto un ingegnere leader. Vado a prendere il mio ingegnere, ce lo metto, in questo caso è sognatore, quindi... Prima cosa, abbiamo il superstite mitico, che è sognatore nel mio caso, quindi, come vedete, questo con la durevolezza trappola è fortunatamente avventuroso, lo andremo a mettere più tardi. Andiamo a mettere il bonus con danni a distanza. Poi, dopo i danni a distanza, ovviamente, dobbiamo sempre far attivare il bonus, eccolo qua, la durevolezza trappole, e ci rimangono altri 2 slot liberi. In questo caso possiamo mettere, che ne so, la rigenerazione dello scudo, no? Giusto per non sprecare 2 slot. Ed ecco qua. Adesso, squadre insegnanti. Mettiamo il leader, che ci richiede, assegna un personaggio. Personal trainer leader, quindi vado a prendere il mio personal trainer, vado a vedere sempre la solita solfa, abbiamo un durevolezza trappole, abbiamo il secondo, abbiamo il terzo, il quarto, e in questo caso come vedete è possibile addirittura metterne altri 2, in questo caso lo vado a fare perché a me piace molto ottenere tanta durevolezza trappole. Ma non è un fattore che piace a me, ve lo ripeto, ve lo consiglio anche a voi. E in questo caso, purtroppo, con uno slot libero non è possibile attivare nessun bonus, quindi ne vado a mettere totalmente uno a caso. E come vedete, in questa squadra abbiamo il più 24% di durevolezza trappole. Poi abbiamo la squadra assalto ravvicinato, ok? Quindi vado a mettere il mio combattente marziale, giusto, mi sono dimenticato, assegna combattente marziale leader, ok, lo andiamo a prendere, lo mettiamo. Come vedete in questo caso qui abbiamo soltanto un superstite con la durevolezza trappole, purtroppo non ne ho trovati ancora competitivi. Quindi piuttosto che metterne uno, baso la squadra di superstiti su qualcos'altro in questo caso. Oppure vado a mettere i superstiti viola qualora mi servissero, no?
Come potete vedere, io ho potenziato soltanto quelli con la durevolezza trappole viola, come vedete ne ho un casino, per appunto situazioni del genere. Diciamo che se viene fuori una modalità tipo Frost Knight, vado a sostituire magari le squadre, pur scendendo di potenza, però vado a occupare gli slot mancanti con appunto i superstiti viola. In questo caso facciamo le cose correttamente, quindi mettiamo un bonus scudo, mettiamo il secondo bonus scudo, mettiamo in questo caso danni abilità, visto che non li abbiamo messi da nessuna parte, anche se ripeto è inutile, però purtroppo questa squadra non posso sistemarla come vorrei, quindi possiamo optare per metterci un bonus durevolezza trappole e ce ne abbino uno viola, ok? In questo modo abbiamo abbinato tutti i bonus circostanti. Poi squadra ricognizione, quindi la squadra ricognizione ci richiede un esploratore leader, ce lo vado a mettere. In questo caso guardate, abbiamo il superstite mitico con la durevolezza trappole, non poteva andarmi meglio, quindi lo metto subito. Mettiamo il secondo che appunto ci va a attivare il bonus, in questo caso anche il terzo e il quarto. E ci rimangono appunto 3 slot liberi. Abbiamo bisogno di un bonus che ci occupi appunto 3 slot. Allora, rigenerazione scudo sono 2, bonus scudo anche qui sono 2. Danni da mischia sarebbe l'ideale, anche se comunque sappiamo non è ottimale purtroppo, quindi ce ne andiamo a mettere lo stesso in questo caso. 1, 2 e 3. E anche qui abbiamo sistemato la nostra squadra. Abbiamo l'ultima squadra finalmente, la squadra esperti. La squadra esperti ci richiede un inventore leader. In questo caso il mio inventore leader, anch'esso pragmatico. E se vi ricordate bene, ovviamente abbiamo anche la squadra pragmatica che è all'inizio, e in questo caso diciamo che non sono troppo contento, nel senso che appena ne troverò un altro sicuramente lo cambierò, semplicemente perché è difficile trovare tanti superstiti con diciamo tutti i pragmatici, con tutti i bonus che mi interessano eccetera eccetera. Difficile ma non impossibile, quindi vado a costruire la mia squadra su di lui. I miei pragmatici arrivano fino a qua, quindi come vedete dal taker in poi sono già avventurosi, e come vedete purtroppo non c'è nessuno con la durevolezza trappole, quindi vado a abbinare la mia squadra semplicemente con un bonus da 2 e 2 da 3 se possibile. Quindi mettiamo un bonus scudo che fa sempre piacere, poi vado a mettere danni a distanza che sono 3 e ce li ho già potenziati, così si attivano, e poi ci metto il bonus salute. Oppure come vedete avrei potuto rimettere il bonus della rigenerazione scudo, che in pratica incrementa la velocità con cui ci si rigenera lo scudo quando veniamo ittati dagli zombie, però preferisco tenerla così per ora. E come vedete sono tornato a livello 131 nonostante io non abbia attivato appunto il completamento automatico, e sono riuscito a abbinare quanti più superstiti possibili. Ok? In conclusione, nelle mie squadre l'ideale sarebbe trovare un altro superstite competitivo con appunto il bonus della durevolezza trappole. Come vedete in questo caso purtroppo non sono ancora riuscito, però guardate la potenza da superstite viola a superstite oro, guardate come sale la stanghetta, ok? Però preferisco avere quel poco di potenza in meno, mettere superstite viola, avere quel poco di potenza in meno, però almeno ho il bonus attivato, ok? Non è una cosa particolarmente difficile, basta perderci quella mezz'oretta, quei 20 minuti per costruirle, e vi assicuro che vi migliorerà la vostra vita, la vostra esperienza di gioco, molto di più. E che dire ragazzi, questo era il mio video sulle squadre di superstiti. Mi rendo conto che il video che avevo fatto un paio d'anni fa comunque è passato molto inosservato, semplicemente perché avevo scelto un titolo veramente fuori test. Tra l'altro non so neanche se le avevo spiegate abbastanza bene, quindi colgo l'occasione per riportarvi questo video. Spero che sia stato di utilità per qualcuno. Vi ricordo sempre comunque di tenere d'occhio nei lama i vostri superstiti viola, raga. Ma non perché sono viola, assolutamente, è il bonus che interessa. Semplicemente i superstiti viola è più facile ottenerli, o almeno prima era più facile ottenerli, in quanto con le trasformazioni potevate cercarli quando volevate. E l'unica cosa che posso fare per consigliarvi di trovare tutta la durevolezza trappole, appunto, tenete d'occhio i lama giornalieri, perché molte volte vi capitano superstiti che probabilmente vi serviranno. Abbiamo finalmente anche i lama raggi X ormai da tempo, quindi non dobbiamo più sprecare i nostri V-Buck sperando che ci esca un certo superstite, ma bensì consumare i nostri V-Buck quando vediamo che appunto c'è un lama molto interessante. E che dire raga, vi ringrazio di aver guardato fino a qui questo video, spero che sia stato di utilità per qualcuno. Vi ricordo che molto molto presto ci sarà un rework delle squadre superstiti, ma non sicuramente, in quanto comunque è solamente un rumor che gira su Reddit, però allo stesso tempo molte cose che vengono dette là sopra si avverano nel giro di pochissimo tempo. Io vi ringrazio della visione, vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, per farlo vi basta inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite. Curate molto le squadre superstiti, quando potete potenziate assolutamente i vostri superstiti, perché è l'unico modo per salire di potenza, oltre ovviamente alla ricerca. Sono gli unici due modi che avete per salire di livello. Io vi ringrazio della visione, noi ci vedremo molto presto con un altro episodio. Bella bella!